Buongiorno a tutti, sono Nina Zilli e di solito scrivo quello che canto. Chiaramente, però, come già ha fatto presente lui prima di me, mi piace molto confrontarmi con realtà diverse dalla mia, no? Che siano alcune volte molto simili, eh, come presentare una trasmissione televisiva, fare il giudice di Italia's Got Talent, eh, piuttosto che disegnare e illustrare un libro o andare in Libano per scoprire cosa succede veramente, eh, per assaporare, no? quando vogliamo capire cosa succede veramente quando siamo lontani, anche se in un mondo di connessione <coughs> purtroppo eh, credo che vivendo in un medioevo digitale non abbiamo ancora i mezzi, almeno tutti non hanno ancora i mezzi per riuscire a muoversi bene nei meandri di questa eh, realtà del web. E quindi a parte il fiatone che ho fatto tre passi in alta montagna, sono già scoppiata, è incredibile. Ho portato con me un telefono, perché oggi sono qui in un contesto molto diverso, non devo cantare, ma vi devo raccontare una storia. E raccontare per la precisione una idea. Eh, ho portato il telefono perché chiaramente, eh, vabbè, nella speranza anche di potermi spizzare la scaletta, ma poi come alle superiori con i bigliettini non lo farò. <ride> ma perché è simbolo della società odierna. Eh, con questo aggeggio infernale oggi possiamo fare tutto, se non ce l'abbiamo siamo persi. Possiamo fare quelle famose videochiamate, connetterci da un lato all'altro del mondo che Kubrick sognava in 2001 Odissea nello spazio. Possiamo comprare, possiamo decidere dove andare, possiamo capire come raggiungere ehm, un luogo. Praticamente è la, nostra, la scatola nera della nostra vita. E questo anche per i poco tecnologici come me. Eh, io tento di essere tecnologicamente eh, diciamo, utile, eh, per esempio, tento di essere socialmente utile, mentre vedo che eh, al momento questi social, la socialità, la connessione del mondo tecnologico, forse è più puntato eh, in qualche modo, non si capisce perché, eh, piuttosto che verso l'empatia e la connessione reale, verso l'odio, qualcosa di molto negativo, quasi diventano uno sfogo. Ecco, credo che sia colpa chiaramente del medioevo digitale in cui stiamo vivendo, per cui eh, arriverà il risorgimento di questa ne sono certa. Ma sicuramente qui dentro, anche per quelli meno tecnologici, eh, ma molto ecologici come me, c'è una soluzione, un'idea, una proposta molto interessante per l'Europa. Oggi infatti sono qui. Come Maria Chiara Fraschetta, più che come eh, Nina Zilli, perché mi sento cittadina di questa terra, di questo pianeta. Eh, un pianeta che, eh, appunto, come hanno già detto prima, non sono una scienziata, ma non ci vuole molto per capire che in fondo, il coronavirus e tutto quello che è successo sia strettamente legata al problema del surriscaldamento globale. E il coronavirus, in un secondo, una cosa che neanche si vede, che non è tangibile, eh, ci ha fatto stoppare completamente le nostre vite, le nostre abitudini sono cambiate eh, non um non potevamo più fare quello che eravamo abituati a fare, ci sembrava così assurdo. E invece no, eh, no. perché? Perché madre natura è chiaramente il boss, eh, è lei che detta le regole di questo mondo, non siamo noi. E forse eh, il capitalismo, che è una cosa eh, anche molto buona no? per l'economia, per il libero mercato, per lo sviluppo delle idee, eh, forse ha un po' spinto troppo su certe leve, dovrebbe diventare un po' più etico, ecco. dovrebbe avere forse una morale dovrebbe fermarsi a un certo punto, non ci dovrebbe essere questo eh, divario anche di ricchezza, no? in questo secolo eh, dovrebbe esserci pace, prosperità, eh, perché di solito è la storia no? che insegna, eh, così come diceva Vico nel Cinquecento, invece siamo in questa difficile situazione, il clima di emergenze, addirittura al plurale, e io ho scelto sul riscaldamento globale perché credo che sia un'emergenza alla quale non, la, non possiamo rimandarla, ecco, cioè assolutamente Necessità di invertire ehm, la rotta. Si può fare intanto eh, noi, per primi cittadini europei, possiamo ad esempio eh, firmare la proposta di stop StopGlobalWarming.eu. È un'idea meravigliosa, è molto facile, semplice e diretta. Più tasse sulla CO2, meno tasse sul lavoro. E com'è possibile questo? Beh, molto semplice. Chi più inquina? più paga. E diciamo eh, che questi soldi, poi eh, tutto il ricavato insomma, di, queste, di questa nuova tassazione, andrà da una parte a alleggerire quei ceti che non ce la fanno no? eh, e quindi andrà ad aiutare tutte quelle persone che non riescono ad arrivare a fine mese e dall'altra parte invece ehm, andrà a favorire delle politiche, delle economie volte all'uso di fonti rinnovabili e al risparmio energetico. Ovviamente questa bellissima idea non è farina del mio sacco, <ride> ma è stata pensata, coordinata e studiata da 27 premi Nobel, 11.000 scienziati e 5.000 economisti. In Italia il portavoce è Marco Cappato, io insieme a tantissimi anche eh, miei colleghi del mondo dello spettacolo e non solo ci siamo fatti testimonial eh, perché credo che sia Giusto in questo momento l'Europa ha finalmente, diciamo, eh, il surriscaldamento globale non è più considerato una cosa per ragazzini, ma è una cosa di cui si è accorta anche l'Unione Europea. È una cosa che è stata messa nelle priorità del 2021: il carbon pricing. Il carbon pricing è molto facile, insomma, i leader mondiali dovrebbero semplicemente fissare un prezzo minimo per le emissioni di CO2 e da quello tutti inizierebbero a pagare le tasse. Certo forse eh, qualche Cosa di più dovremo pagare anche noi? Ma a seconda del nostro stile di vita, se noi riusciamo a cambiare, a switchare, um le nostre abitudini dobbiamo anche noi, non solo i leader mondiali, ovviamente, hanno la responsabilità più grossa, sono loro che possono dare la sferzata a questo grande cambiamento. Noi nel nostro piccolo possiamo fare molto meno, eh, ma sicuramente carbon pricing, risparmio energetico, uso di fonti rinnovabili e fare questo passo proprio per cambiare la situazione. Spetta ai leader mondiali, ma noi abbiamo anche una grossa responsabilità, perché comunque dobbiamo diventare. Io, per esempio, sono figlia degli anni 80 eh, siamo cresciuti con il concetto di spreco uguale a praticità. Non possiamo negarlo. Lo spreco invece è spreco, adesso l'abbiamo capito, perché a furia di sprecare ci sono discariche nascoste eh, sotto parchi naturali in Italia, abbiamo le isole di plastica in giro per il mondo e anche nel Mediterraneo, nel Tirreno, dove tra l'altro ci sono, insomma, i cetacei cioè che la plastica non la gradiscono tanto. Quindi come esseri umani noi dobbiamo essere i primi a switchare, a cambiare mentalità, dobbiamo diventare dei consumatori intelligenti, critici, non ci dobbiamo fare abbindolare. Non dobbiamo essere la, la società dei consumi che consuma in modo spasmodico. Dobbiamo crescere anche noi come individui, come società e come consumatori. E, importantissimo, fare sentire la nostra voce, Cortina, ma dappertutto. Io sono qua, la sto facendo sentire ho un microfono durante i miei concerti perché possa amplificarla, però, veramente dobbiamo farlo. Tutti noi potete fare, io sono qui per dare questa spinta, a petulare, a indignarvi davanti alle ingiustizie. Convincete il vostro vicino di casa, andate e scendete in piazza insieme a Greta, eh, scrivete una canzone come ho fatto io. Ma insomma, l'importante è fare qualcosa perché guardate, basta un piccolo passo avanti per lasciarci dietro tutte le cattive abitudini. Certo è che dobbiamo sempre guardarci indietro, perché indietro c'è la storia, che è la memoria, e quindi per costruire un futuro migliore non ci dobbiamo mai dimenticare del passato. Mi raccomando! <ride>